Oggi c'ho una fame che non vedo l'ora di cucinare. Benvenuti a tutti, al pubblico in studio, la spesa c'è. Oggi cuciniamo un menù che si chiama Movie Night, cioè immaginiamo di avere degli ospiti a vedere un film a casa e organizzare una cena molto golosa. Incominciamo con una torta di pane alla trota salmonata, che è proprio un impasto con queste fette di trota salmonata, viene una cosa deliziosa, un aperitivo veramente fenomenale. Poi facciamo gli spaghetti alla carrettiera, viene Simone Corrente del distretto di polizia, tanto per darvi un'idea, a cucinare con noi una pasta da uomo, con sapori forti, strabuona. Poi i panini, tutti i gusti più uno, e questa è una ciccionata di Sisco, quindi io non dico niente, ma è molto buona, lo so. E poi facciamo un crumble da servire sul gelato, il gelato quello che compriamo confezionato e poi mettiamo sopra. E poi c'è il nostro Bruno! Ciao Bruno! Bene. E tu? Io oggi Cosmopolitan. Cosmopolitan è un classico. Un classico perché comunque essendo Movie Night certo. È ispirato a Sex and cosa the Game. Cosa c'è? La vodka, il cranberry, che è un succo di mirtillo americano. Ah, buono. Il dai, poi sec. Bello. Adoro questi bicchieri, fanno veramente chic. Veramente chic. Pubblicità proprio. E allora mettiamoci a cucinare. Io parto con il mio crumble, è una cosa veloce, eh? Tu vai di Cosmopolitan. No, anche io molto veloce, Cosmopolitan, una ricetta molto facile anche da fare a casa. Ecco, giusto, anche perché qui bisogna farla per 6-7 persone, perché è una movie night, si invitano un bel po' di amici. Allora, crumble, nocciole e cacao, da mettere su qualsiasi gelato voi abbiate a casa, una roba buonissima. Partiamo con le nocciole, sono 125 grammi, perché io sono piemontese, se no ci potete mettere anche le mandorle, per esempio, però a me le nocciole piacciono tanto. E le trito velocemente con lo zucchero e ci sono ben 250 grammi di zucchero. Sac. Una tritata veloce perché si devono sentire. Faccio un po' di rumore, eh? Vai, vai, bene. Tu invece tutto a mano, vedi che bravo. Io oggi zero rumore. Ok, a posto. Metto tutto in una ciotola grande. A proposito, fatemi ringraziare Tiziano, che è lo chef di Villa Carmelita Carpeneto, che mi ha dato questa bella ricetta. Io ogni volta che vado ne mangio dei quintali di questo crumble, allora lui si è mosso a compassione e è venuto col foglietto della ricetta. Grazie Tiziano. Mi metto i guanti perché ho un taglietto e sennò mi faccio male. Allora, adesso mettiamo la farina, 350 grammi. Naturalmente potete poi dimezzare ancora le dosi, eh. Io ne faccio una dose notevole. Ok. Ce n'è veramente tanto. E adesso il burro. Lo vado a prendere nel frigo, sono 250 grammi. L'ho lasciato nel frigo perché deve essere bello freddo. Io invece il cranberry l'ho lasciato di là. Ma bravo! Lo vado a prendere subito. Oggi proprio va bene. Torna presto, eh. È andato Eccoci. A prenderlo dal vicino Pronti. Di casa. Eccolo subito qua. Subito qua. Bel colore. Ti piace bene? Oh yeah. Beh, il cranberry è anche molto buono, è un succo di mirtillo sì. americano. Fa bene, fa depurativo. Bene. In America pensa che lo bevono proprio al posto del succo d'arancia, sì. quindi hanno proprio delle abitudini diverse. Esatto. Noi già ci vediamo. Senti, ah bravo, ma il Cosmopolitan è legato a qualche film famoso tipo... Sì, praticamente è diventato famoso grazie a Sense and the Cake, no? Che è? Sex... Ah, Sex and the Cake. Ah, Sex and the Cake, no. È una citazione che hanno fatto... Perdona, è bene, Sex cuciniamo sempre City. Qua. Tu pensa che è il libro di una, di una mia amica, citato al film, al telefilm Sex and the City. Infatti non capivo. Io mi sono confuso qua, cuciniamo sempre, beviamo sempre cake. Sex and the Cake è con bellissimo la torta. Sex and the Cake, mi piace da matti. È Sex no, and the City? Praticamente okay. era il drink più bevuto nella serie televisiva. E certo. quindi da lì è diventato famoso in tutto il mondo. Adoro Sex and the City. Qui bisogna lavorarlo un pochino, con le mani. Scusa così. Bene, io ti rubo un colino intanto. Vai. Vediamo adesso se me lo tolgo perché sennò non riesco. E fare delle briciole così. Ok, allora, man mano che poi si creano queste briciole, si aggiungono le uova. Sono tre tuorli. Ma tu sei già pronto? Sì, molto veloce. E poi
Oggi ti faccio fare un giochino, però. No, io basta. No, guarda, cattivi, chi è che ha detto sì? Chi è che mi vuole vedere di nuovo danneggiata? Agnese, l'ultima volta a momenti mi sono fratturata uno zigomo, la volta dopo mi sono azzoppata. Vedremo. Vedremo cosa succede. Allora, così. Tre tuorli abbiamo messo e adesso, aspetta, anche uno o due cucchiai di cacao, si può anche fare bianco, però il cacao è più buono. Allora, lavoriamolo. Ci vuole un po', un po' di pazienza. Senti, però fammi un'evoluzione, che io sono qui che lavoro e la gente si annoia. Ecco, dai. Urca! Guarda. Hai fatto anche proprio strisciare sul braccio. Nel senso, ti spiego un pochettino. Sì. Nel nostro settore, nel nostro lavoro, esistono due tipologie di esibizione. Uh-huh. Una un po' più scenografica per i show vere e propri, che si chiama exhibition flair, dove le bottiglie all'interno, quando ruotano, certo, hanno pochissimo di liquido, se no fuori esce. Chiaro. E uno che si chiama working flair, con le bottiglie settate normalmente, che si può usare durante il lavoro, durante, esatto, la preparazione di cocktail. E quindi la bottiglia non gira. E la bottiglia come non gira? Fa questo movimento qua, vedi? Rimane sempre dritta. Ah, certo, capito. Vedi? Capito. Quante ne sa questo ragazzo? Bisogna aggiungere cacao fino a che non si ottiene un colore un pochettino più consistente. Invece io sto aromatizzando bene, vedi? Solo con, diciamo, i profumi dell'arancio, la coppetta. Oh, tu stai diventando sempre più raffinato. Vabbè, forse di stare con te è normale. Vabbè, complimento, glielo posso anche fare, sì, dopo, sì, un po', fammi. Va bene. Allora, io invece faccio così. Prendo una teglia. Questa è una roba buonissima. Sì. Io, di la verità, non ho mangiato già metà. Sì, quella della cucina. Cucina. E sbriciolo il crumble così. Vedete? A pezzettini, a fiocchetti. Ce ne vengono diverse teli, Io adesso faccio solo così, tanto per far vedere. Allora, se avete tempo, potete lasciarlo in frigo a riposare una mezz'oretta, così il burro si solidifica. Arrivo, Mamma mia, guarda che aiutante! Ok, questo sta in forno? Benedetta, mi aspetta, viene aspetta, aspetta, 35 minuti. In forno, 180 gradi, dimmi, scusami Maria Niente, Teresa. Niente Gioia, mi viene in mente, si può mettere anche nel latte quel crumble per la colazione? No. Sì, tu dici tipo cornflakes, non lo so, sì, magari. Secondo me sì, sai. Pensavo sì. La Adesso bambini. Me lo porto a casa e lo Prova. Provo, poi ecco, domani ti va dico. Va bene, grazie. Sì, sì, secondo me potrebbe essere un'idea. Allora, è il momento di servirlo, io ne ho uno già sfornato e raffreddato. Si scurisce anche un pochino, vedete? Questo è il risultato. Buono. Buonissimo. Allora, quindi, io lo pallina di gelato. Oh yeah. Questo è un modo, diciamo, semplice per servire quando uno ha soltanto un gelato confezionato, pur buonissimo, eccetera, vuole renderlo un dolce un po' più elaborato, fa così. Poi ti dico, lì in questo ristorante dove l'ho mangiato io, fanno il gelato fatto in casa, bla bla bla, eccetera. Però uno compra una roba così. Buono. Mi sono ciucciata questa mano, uso l'altra. Ci metti il crumble. Tanto. Vado io? Vai, Bruno. No, vai, no, scusa, volevo andare a Red. Vai, Red. Perdonami, vai, Red. Guarda. Dai, non è una bella donna, Red. Guarda. Simone Corrente, buongiorno. Buongiorno. Sono una bella donna. Il pubblico che ci aiuta. Buongiorno. Benvenuto, ciao. Ciao, Benedetta. Vieni, siediti pure qua. Allora, ciao. Aspetta un attimo, Bruno. Bruno, ci ha fatto un benvenuto. Allora, aspettate un attimo, perché io non ho finito la ricetta. Devo ancora fare un piccolissimo decoro, che fatica, con il caramello. Sì, te lo servo subito. Eccoci qua. Eccolo qua. Questo è un gelato con un crumble di cioccolato. E questo è un super. Questo è un cosmopolitan fatto con 4,5 cl di vodka, 1,5 di triple sec che è un liquore all'arancio, 3 cl di cranberry che è un succo di mirtillo americano, del succo di lime.
Buono, wow. Piace? Meraviglioso. Noi invece facciamo una bella pasta alla romana, giusto? Sì, no, noi facciamo un piatto, direi francese. Come francese? I spaghetti a carrettiera. Ah, certo. Allora prima rivitoliamo questo piatto. Ho tritato le nocciole con lo zucchero, ho aggiunto la farina e il burro, ho impastato facendo delle briciole, ho unito i tuorli, il cacao, ho sbriciolato l'impasto su una teglia, ho fatto cuocere 35 minuti a 180 gradi, ho servito sul gelato completando con topping al caramello. Allora, Simone Corrente, che bello, dopo tantissimi anni che ti seguo a Distretto di Polizia, che bello, quanta tensione, quante lacrime, che bello, sono contenta, va bene. Anch'io. E poi ho saputo che tu hai avuto anche dei ristoranti. Sì. E quindi c'hai una certa praticaccia. No, quello infatti denota il fatto che io la pratica non ce l'ho. Tu magnavi. Io andavo lì e magnavo. Infatti volevo chiederti, visto che sei ancora in tempo, chiamiamo una pizza express? Ma smettila, no. Dai, la pasta alla carrettiera. Pasta alla carrettiera. Proprio bella. Un cinese? Dico no, un cinese che viene qui al posto mio. Dai, io costano sono sicura che con questi ingredienti riusciamo a fare una pasta alla carrettiera. Buonissima. Da Dio. Partiamo con un soffritto. Sì, di aglio. Io metterei un po' d'olio. E olio. Io ti schiaccio l'aglio, così almeno tu non ti impuzzisci. Ok, perfetto. Ah, quindi collaborazione. Gesto. Sì, dai. Per quante persone cuciniamo? Qui vedo tanta gente, non vorrei siamo? Una trentina. Rischiare una strage, insomma, uccidiamone un paio. Io di solito faccio un 250 grammi, perché è una cosa dimostrativa, insomma. Allora, un filino d'olio, diciamo. Sì. Ma tu sei uno che mangia leggero? No, se hai scelto la pasta da carrettiera, tanto leggero... Tendo a mangiare leggero, però okay. Quando ospiti a casa, insomma, lì ci scateniamo. Quando ce l'ho, ce l'ho. E tu sei romano, quindi, insomma, questa pasta... Trasteverino, direi. Ah, sì, proprio sì, quindi sì, questa pasta ti appartiene. Beh. Cioè, della tua città, insomma, della tua tradizione. Sì, ma pasta alla carrettiera è femminile, quindi oggi la mia carrettiera sarai tu. Ah, sono io. E la devi fare insieme a me. Sono la carrettiera, va bene. Ma il peperoncino manca. Manca, no, ce l'abbiamo, aspetta. Tu mangi piccante? Beh, come i romani abbastanza. Si mangia abbastanza, ce l'ho. Aspetta, è curcuma, aglio, curry, peperoncino. T'ho messo in crisi? Non sia mai. Hai tolto gli occhiali. Oh, facciamo vedere questi begli occhi, ma scusa. Senti, la caratteristica è tonno e funghi, no? Sì, infatti è questo contrasto, questo, direi. Esatto. Non so come chiamarlo, però insomma forse di bosco. E di Riviera. Ma Bosco e Riviera. Bosco e Riviera. Allora, metto il peperoncino. Ah, subito? Sì, tu lo metti subito, ah, giusto? No, vabbè, sì, questo sì, qui sì. Andrebbe, no, no, secondo metti... me questo qui andrebbe dopo. No, mettilo nella... Subito. Sì, va bene. Oh, è tua la ricetta. Ah, è mia la ricetta, certo. Infatti, lo metto adesso io. Allora, funghi, abbiamo sia i funghi secchi, ok? Sì, però dobbiamo mettere prima gli altri. Davvero? Prima gli altri a rosolare un po'. Vai, allora. Champignon. Champignon. Olè. Quelli che compri già al supermercato, belli già tagliati. E qui io direi... Abbonda, ma sì, al massimo mettiamo un po' più di pasta. Adesso tra due minuti la caliamo, anche okay. La pasta. Io ho una certa praticaccia con i romani, perché mio marito è romano, quindi... E quindi anche tu pasta alla carrettiera tutti i giorni, ma sai eh? Che non avevo mai sentita pasta alla carrettiera io. Proprio una roba, la matriciana, la carbonara, beh sì, nessuno ti invita a casa dicendoti vieni che ti faccio una bella carrettiera, è difficile. D'ora in avanti, adesso la pubblicizziamo un po'. Allora, io taglio un po' i funghi, li io trito. Spadello o comunque faccio finta, sì, diciamo. Dai, tu interpreta il ruolo del cuoco. Ok. Con un metodo Stanislavski, vai, ok, così, c'è li tritiamo un po'. C'è cucchiarella, certo, come si dice a Milano? Una cucchiarella. Quale vuoi? Legno, questa. Legno. Io te la mia preferita. Ah, no, ti do... Ah, no, la tua preferita. No, dai, se ti piace il legno, siamo sei un tradizionalista. Scusa, vai così. Senti, ma tu ogni tanto comunque cucini per gli amici, raccontami, vivi da solo, con qualcuno, chi cucina a casa tua, voglio sapere un po'. Nell'ultimo anno diciamo che sto da solo, quindi invito gli amici, ma invito anche molto le mie amiche. Le invito e dico, guarda, io fai cucinare, ho fatto una spesa pazzesca, quindi a quel punto... Ah, ho capito. Ci dividiamo i compiti, capito? Io apro le bottiglie e loro cucinano. Mi sembra giusto. Senti, questi quando bisogna metterli adesso o... Sì, questi qui io li metterei li adesso. Ma aspetta, ma troppi, veramente qualcuno mangerà questa cosa? Magari io. Perfetto. Allora aspetta un attimo.
Dai, ma secondo me nel soffritto mettiamo, ci stanno però adesso, ne metterei un po' meno. È la tempistica che un po' mi frega, capito? Ma guarda, ma quando fai una pasta ci butti tutto. Ah, passione, no? Passione. Sì, è come il riso. Però ti dicevo, secondo me ne ho tritati troppi, perché poi il fungo secco, come tu sai, naturalmente ha un sapore molto intenso, quindi non esagererei. Siamo tutti dei morti di fame noi, eh. Cosa? Siamo tutti dei morti di fame. Senti, Red, tu sei l'unico che mangia qui, quindi no, non fare tanto. Quel signore è quello che mi ha aperto la porta? Sì, esatto. Lui a dieta. Lui a dieta. Non ho capito. Lui è l'unico che si salva. Io scalo la pasta. Ok. Quindi tu già sei avanti. Eh no, perché ci vogliono 8 minuti, quindi... Okay. Io metto 250 grammi di pasta. E questi sono bei momenti. Questi non ti schizzare la camicia no, bianca. No, non c'è problema. Sai che c'è già una bella faccia, eh? Sì. Quindi sale e pepe. Anche il pepe. Sì. Mazza, tu vai proprio giù piccante. Beh, io piccante, di sì. Brutto, eh? Di brutto. Senti, ma raccontami qualcosa di quando tu e Ricky Memphis, perché loro sono stati colleghi per tanti anni, ma siete anche migliori amici. Beh, sì, il mio migliore amico. Allora, loro hanno aperto, ho capito questa cosa, un ristorante, più che altro per andare a mangiare e divertirsi. Sì. Noi praticamente passavamo tutte le giornate da un ristorante all'altro, dal pranzo alla cena, e quindi a un certo punto abbiamo detto, Ricky, forse sarebbe meglio, visto quello che spendiamo, aprire un ristorante, no? Sì, investire questi soldi aprendo un ristorante nostro. E a quel punto ci siamo piazzati dentro quel ristorante, quando lui ha preso 5 kg sì. E non si vedevano, perché comunque lui già gli dava, io ne ho presi 7-8 e ero diventato così. Ma sì. Non me lo ricordo. Vabbè, c'è stato un periodo in cui ne ho presi tanti. Era colpa del ristorante, della matriciana. Certo, perché sempre lì seduti, noi che provavamo i piatti, capito? No, questo non mi piace, cambiamo i prodotti. Fantastico. Andiamoli a prendere, che ne so, magari in Umbria, perché noi ci impegnavamo come clienti, diciamo. Sembra il paese della cuccagna di Pinocchio e Lucignolo. Beh, no? Praticamente sì. Poi grandi cene, insomma, con gli certo. Amici. Nessuno pagava, giustamente abbiamo chiuso, no? Quanto è durato questa cosa? Beh, è durato per 6 anni. Ah, sei anni dai, incredibili, divertentissimi. Fantastico. Adesso dove andate a mangiare tu, Ricky? Beh, adesso mangiamo ognuno a casa sua. Infatti, vedi che magrino che è. Che dici, mettiamo il tonno? Sì. Dai. Lo sgocciolo un po', perché qui mi sa che no, è troppo grasso. Allora, così. Ok. A questo punto io metterei il cosa che manca? Niente, boh, ci abbiamo messo tutto. In frigo c'è qualcos'altro? No, forse da c'è buttare, il... io farei un assaggino per vedere se è giusto di sale, che dopo aver mangiato il crumble è l'ideale, no? Aspetta, vediamo un po'. Che bello. Può assaggiato? Sì. Forse è un po' crudo. Sarebbe cotto un po', no? Ormai è giusto. Allora, vediamo com'è la pasta, ma secondo me ci vuole ancora un minutino. Bello piccantino. Sentiamo. Ah, guarda, la vedo già che è pronta. Sì. Dai, scoli tu che io sì, ho paura. Scolo io, certo, certo. Che è enorme, ho il tacco 16 oggi. Scotta? Non vorrei. Sì, aspetta. Allora. E voilà. Vai. Il guanto, sempre, sempre. Ma tu c'hai le presine giuste? Sì, c'ho quelle della mamma. Quelle della mamma. Quelle della mamma, funzionano sempre. Sì, perché noi mettiamo sempre 6 litri d'acqua e allora poi è un po' pesante. Però la pasta si cuoce meglio in tanta acqua, eh. Guarda, ti agevolo la pasta qui. Ecco, Te la metto sugli occhiali, la padella, vai, così sono perfetto. Contenti. Ecco, volevo evitare che mi sgocciolasse. Ah, scusa tesoro, ma poi c'è chi fa le pulizie, no? Ce l'abbiamo? Ma è una deformazione professionale. È vero. Da mamma. Ok, a te l'onore di accarezzare. Di mantecare. Ah, che bello. Adesso è tutto. Aspetta, tuo e della tua questo. Camicia bianca, che sarà contentissima. Tanto io faccio un po'. Finale. Sì, quello ce l'ho. Io faccio un po' di pulizia qua, così tiro fuori il piatto. Ma che meraviglia! Bella, sto ragazzo, hai visto che ci ha prodotto. Senti, aprilo tu un altro ristorante e ti metti ai fornelli. Bella idea. Passa la carrettiera tutto il giorno. Passa la carrettiera tutto il giorno. Che fame. Secondo me ci siamo. Siamo? Sì, fai così, aspetta. Che così glielo facciamo mangiare. Facciamo andare un po' di più il sugo. Sì. Sì. Sì.
bravissima. Non ho azzardato perché... la camicia. Per non rischiare, certo. Impiatto io o impiatti tu? Sei capace? Ma fallo tu. Secondo me fai un impiattamento bello unico, da carrettiere. Io sì, faccio un calzone ma proprio. Ma sì, dai, facciamo un impiattamento da calzone. Un impiattamento da carrettiere. Così, senza quindi, tanti proporzioni fronzoli. Proporzioni importanti, direi. Quasi, quasi... Così, è inutile unica. Fare una roba tutta raffinatina no, se la pasta no, si chiama... No. Del... Oh, mamma mia, sto spaghetto l'ho visto malissimo. Se la pasta si chiama del carrettiere, no? Oh, così. Qui, secondo te, da buon romano, ci vuole del parmigiano, delle cose, del pecorino o non ci vuole niente? Secondo me no, perché sennò andiamo a coprire tutti questi sapori qui che sono già abbastanza da individuare, no? Perché comunque c'è già tanta roba insieme. Che dici? Un tocchino sopra così? Ah sì, sì. O intorno? Sì, sì, come vuoi. Sei tu, insomma. Sopra, dai, più bellino. Anche un po' intorno. Così fa subito ristorante. Allora, io direi, questa la mettiamo qua, che è il nostro tavolo da esposizione. Qua sopra? Esatto. Allora, caro Simone, per esercitarti nei tuoi prossimi piatti, io ti regalo il mio nuovo libro, mettiamoci a cucinare, certo. Che ce ne sono di paste anche romane da provare. E grazie, sei stato grazie bravissimo. Grazie pasta mille. Golosissima, un bacio. Grazie mille. Enrico, ti togliamo il piatto. Abbiamo rosolato l'aglio con il peperoncino, poi abbiamo aggiunto gli champignoni, i funghi secchi tritati, la passata di pomodoro, abbiamo salato, pepato e dopo qualche minuto abbiamo messo anche il tonno. Abbiamo scolato la pasta nel sugo e completato con il prezzemolo. Eccola la mia tavola Movie Night! Ho voluto usare al posto delle tovagliette americane i vecchi biglietti del cinema e del teatro, quelli grandi, e poi in mezzo ci ho messo la stellina che fa molto Hollywood, no? Il viale delle stelle. E poi questo è il chuck che abbiamo usato nell'ultima puntata dell'anno scorso quando abbiamo festeggiato la fine della produzione, quindi è una cosa a cui sono molto affezionata. E adesso per questo Movie Night ci voleva assolutamente una ciccionata di Francisco! Buon pomeriggio! Ciao Francisco, non facevamo così prima. Sì, ma sei tutta malconcia. Come malconcia? Ma perché? No, i graffi, i tagli, sì, hai visto? La cucina è una roba pericolosa. Sì, chissà che hai fatto il weekend. Zia? Ho cucinato, giovane. Continuerò a crederti. Annulla tutti quelli che sono i tuoi pregiudizi e preconcetti verso le ciccionate. Lasciati trasportare da Francisco che oggi faremo un'esperienza che ti riempirà. No, sto bene. Scusa, ho avuto il momento di ego. Cioè, allora, cosa fai? Ho beccato uno dei tuoi vecchi libri. Sì. E li ho visto dei comunissimi panini al latte. Mm-hmm. Volevi dire dei buonissimi panini al latte. Dei buonissimi panini al latte. Che ho voluto, non ricordo in quale tomo delle tue avventure era. E li ho voluti ciccionare. Oh, quindi facciamo miseria. Così, io non sono capace, quindi tu, visto che l'hai scritto, l'hai fatto e tutto, mi fai il panino al latte. L'impasto, non essere creativa. Già mi mette sotto, va bene. Io faccio l'impasto, e tu? Lei fa l'impasto, nel mentre Francisco... Non parlare alla terza persona, nel che mentre, non mi piace. Io nel mentre io, ecco, nella figura di Francisco, ecco, inizio a tagliare un po' di questi elementi che andranno a essere inseriti all'interno del panino al latte. Ma scusa, l'avete fatto apposta a non mettermi la lavagnetta con gli ingredienti? Perché si suppone che io la sappia, essendo una mia ricetta. Vi sbagliate. Ovvio. Comunque, sicuramente ci vuole... Aspetta, dico un attimo gli ingredienti. Ah no, non li dico perché non ho la lavagnetta. Quando arriverà la Fammi capire, ma c'è di tutto. Esatto, tu puoi beccare il dolce, il salato, proprio dei marshmallow, passando alla mortadella, eccetera, eccetera. Ma attenzione, no, che mi hanno detto, stai attento e si rimangia appena ti giri. Ci sarà il panino malefico. Ah, ecco perché sono, cos'è, 100 gusti più uno. 100 gusti più uno, come si Harry Potter, fantastico. Perché c'è lo sfighi di turno che beccherà il panino con dentro l'aglio e quindi pensa come gli si rovina la serata. Scusa, perché mi avete messo di nuovo la pasta alla carrettiera? Scusa, non mi ricordo quanta farina. Allora, sono 150 ml di latte. Arriva. No, me lo ricordo. Aspetta, faccio velocissimo. Mezzo cubetto di lievito. Ma sono passati tanti libri, ci può stare che non lo rammenti. Poi ci mettiamo il burro, sono tipo 25 grammi di burro. Guarda, sì. Giusto, 25 grammi di burro. No. Do una mescolata. Poi aggiungiamo 250 grammi di farina. Con cucchiaio? Però dopo. Sì, no, una frusta. Eh?
Che tipologia di frusta? Dai, ma tu senti, mi guardi mentre io lavoro, non ho capito. No, no, io inizio ad affettare queste cose che andranno a essere il ripieno a sorpresa. Cioè, pensa che figata, zia, tu, ma Benedetta... Ma tu non lo dici, cioè, non lo dici assolutamente. No, non lo devi dichiarare. Tu li porti a tavola e fai... E ora sono cavoli vostri, cosa vi beccate? Quindi nessuno mangerà per paura di, no, di trovare no, no. Il l'aglio? C'è un tacito accordo, tutti a mangiare tutto in un morso, e dare un mega morso appena lo prendi. Ma quando nasce questa idea? Mettiamo 250 grammi di farina. No. Cioè, come ti è nata questa, come ti è frullata in no, testa? No, te l'ho detto, ritrovando idea. Un tuo vecchio libro. Ah, così, è proprio stato il mio libro che ti ha dato l'ispirazione. Sì, mi ha dato l'ispirazione. Madonna, quindi... sono molto onorata da questa cosa. Ci mettiamo dentro anche un uovo e l'impasto è pronto, bisogna solo un po' impastarlo. Non mi monopolizzare la rubrica ciccionale. Senti. Dai, non ma cominciare. Ma guarda, sta diventando egocentrico. Ma scusa, ma non c'è lo zucchero in un panino al latte? Il panino al latte di tua competenza, io mi limito ad affettare no, guarda che ci sei dimenticato, cose. Almeno uno o due cucchiai di zucchero, sennò che poi no? Vabbè, strana ricetta, ma da quale libro l'hai presa? Ma non lo rammento. Non lo rammento, ma parli come un libro di collodi. Sì, ho mangiato il dizionario quest'oggi. Come vanno gli esami a proposito? Ma gli esami, come vedi dall'occhiaia sempre più pazzesca, sono iniziati in maniera molto importante, sto studiando tantissimo. Ma dovevi portarmi il libretto, poi non me lo porti mai, eh. No, perché sono uscito brutto nella foto, tu lo fai vedere a tutti. Cioè... E va così. No, perché all'università tu a fare il libretto c'hanno una webcam e fai sorridi e quella di me è la tua foto per tutta la tua carriera. Certo, è vero. Ma senti, ma io non mi ricordo più. Alla fine della mia carriera universitaria il libretto me l'hanno ritirato. Sì, no, lo perdo. No, però devi fare lo sgamo. Dici che l'hai smarrito. L'hai perso. Senti, ma mi hanno portato via anche la farina. Ah, no, è qua. Che succede, cuore? Oggi, guarda. Eccolo. Cuore. Cuore. Ragazzi, ci vuole pazienza, è cuore. Attenzione, perché si può essere tratti in inganno dal marshmallow. Oh, ce la secchiamo. Dal che, scusa? Dal che? Ma hai messo lo zucchero? Ma no, ho messo la farina. Vuoi mezzo marshmallow? Non quello mangiato da te. Che pizza, volevo fare una cosa romantica. No, non ho messo lo zucchero alla fine, non l'ho messo perché c'è scritto nel mio libro che non ci vuole e allora mi fido di me stessa. Non cadete nell'inganno di mettere il marshmallow grosso o unico. Ah, invece c'era, mi stanno dicendo. Vedi che c'era, un cucchiaino di zucchero. Me l'avevo dimenticato. Noi lo facciamo benedetta, senza. Benedetta. Cos'altro taglio? Allora, ho tagliato la mortadella, della mozzarella, dei marshmallow. Scusa, posso dire una cosa che serve per la ricetta? A questo punto, innanzitutto dai un impasto. Dai, forza. No, così. Mi hanno insegnato uno sgamo, di farmi le mani con la farina. No, vabbè, non ti preoccupare, dai. Non ti preoccupare, poi ti nervosisci. Così. No, non me lo spaccicare troppo. Senti. Ma guarda, ma... Ma ha un po' di delicatezza, è un impasto ha fatto con il burro. Ha una consistenza strana. Ma che schifo. Vai, vai. Ah, mi hai sfrattato in malo modo, praticamente. Così, dai. Ah, è un gioco di polso, quindi. Te capì. Okay. Allora, facciamo i panini. Forza. Quindi, dai, io te l'ho impastato alla perfezione. Fai così. Bravo, fai un coso. Così, così. Aiutami a fare i paninetti. Questo bisogna impastarlo per almeno 10 minuti, prima di fare i paninetti. Bravo, così. Sì, e soprattutto lasciar lievitare. E poi la lievitazione è tutto. Studiate, ma lo sottolinei anche nel libro. Sì, vai, che sai, metto le cosine colorate, i cuoricini magici. Bravo. Ma se ci fossimo conosciuti 20 anni fa, qualche tu possibilità forse non saresti ancora nato. Questo è anche probabile, ma... Se... Fa miseria. Ma guarda che io ero molto alternative 20 anni fa. Ma ti ho visto la foto in bianco e nero. Allora domando, qualche possibilità? Perché Bruno prima ho visto e ti ha fatto un po', ci ha provato. Mi sono presa male e ti domando. Qualche possibilità ce l'avevo? L'occhio azzurro un po'. Sì, però dovevi essere un po' tipo suonare in una band, essere un po' sdrucito, no, fare un lo po' sai il maledetto. A me piaceva così. Io sono. Non guardi, non vedi la riga del ciuffo, sono un bravo ragazzo, è quello che senti, dice. Senti, allora. Magia Bando televisiva, fai la magia televisiva. Questo ha lievitato un'ora e mezza e questo è il risultato. Guarda che bei pagnottini. Oh. Voglio dire. Questi sono ancora crudi, adesso viene il divertimento. Scusa, questi li ho fatti io prima. Certo. No, sai com'è, te lo faccio dai, presente. Dai, ci mettiamo dentro tutte le dai, cose. Dai, divertiamo. No, tutte le cose no. Non... Scegliamo, perché ne abbiamo solo 6. Lo puoi anche, come un po' si danneggiare. Dice, lo danneggi, poi lui si ricompatta, non ti preoccupare. No, io faccio un mughetto al centro. Allora, questo qui lo dichiariamo. Io dai, ci facciamo metto la... il marshmallow.
Ma te l'ho tagliato... Oh, ho detto, non fatevi prendere dalla tentazione di metterlo intero. Io eccola stavo, se là. Due posso, è troppo. Sì, però ti faccio un trucchetto, uno sgametto. Quello ah, cos'è? Ma è ripiena, che buona. E gli metti un po' di cioccolato. Cioccolato bianco, va sì, bene. Sì, aspetta, devo lavare le mani un attimo. Ah, che tu sei schifiltoso. Ma no, se no poi in quello con la mortadella gli metti i retrogusti di cioccolato e ve la prendete con le cicciolate. Io ci metto il... tu hai già messo la mortadella? No, l'hai fatto marshmallow bello. Sì, certo. Questo è quel cioccolatino con dentro il caffè, il più buono del mondo, lo posso sì, mettere questa, io. Questa bellissimo. È la svolta. Fighissimo. Io vado, io le cicciolate le lascio fare a te, faccio una roba tradizionale sì. con mortadella. Come le cicciolate le lascio fare a me? Mortadella e mozzarella, molto insieme, sciallo, tranquillo. Buono, sciallo. Guarda, è un'operazione chirurgica. Ah, una segnalazione per le nostre amiche e amici da casa. Chiudete bene i ah, paninelli, giusto. Perché sennò diventa un problema. Senti, com'è andato il tuo weekend? Poi ti racconto il mio. Un uomo scimmia. Non ero più io, Benedetta. A che ora sei tornato? Dove sei andato? Sono andato in un noto locale della movida milanese a fare un po' di casino. Tra l'altro non puoi capire che una ragazzetta mi ha riconosciuto. Ti ha chiesto l'autografo. No, mi ha detto, oh, quello della Parodi. Quello, sei di mia bellissima, e io, aspetta, quello in della che senso? Parodi. Fammi capire. Cos'è questo formaggio strano? È un tomino, oh, un carino. Brie, un... Ma sì, glielo mettiamo. E poi nulla, i ricordi per il resto rimangono un attimino offuscati, eccetera, eccetera. Tu che hai fatto? È sicuramente più interessante. Ma questo non devi farlo un po' più rotondo. Io avevo 10 persone a pranzo domenica. Ah, ovvio. Ah, no, scusami, sono arrabbiato. Sono arrabbiato. Perché? Avete fatto... Cioè, io ho visto sul tuo tweet quella torta di more favolosa. Fantastico. Quando io quella non l'ho fatta venerdì insieme a Lorenzo. Anzi, l'hanno fatta Lorenzo e Miguel. Io l'ho mangiata. Ecco, mi sono preso troppo male. No, io avevo 10 persone a pranzo, poi ho portato i bambini a catechismo. Sai, anch'io proprio una donna scimmia. Ero proprio... Guarda, una donna che soffre. È il momento dell'aglio, yeah! Cavolo, ah, meno male che ha detto li abbiamo finiti senza quello magico. Ma perché magico? Lo fai così spappolato? Perché lo rivedi tu, Benedetta. Quindi, quello grandissimo. Questi qui sono tutti buoni, becchi le cose. Schifo, e questo qui è il premio Sola. Tu comunque hai preso spunto da Harry Potter, lo sai? Assolutamente. Che ci sono le caramelle sì. a 1000 gusti più uno. E voi sapete qual è il gusto più uno schifoso? Non si può dire in televisione. Tu lo sai qual è? Sì, ma non si può dire. Non farmi la... Che schifo, nessuno lo può dire. Immaginatelo. Tu non hai studiato tanto bene, perché bisognava spennellarlo con l'uovo. Sì, l'uovo era già... Ah, ma io l'ho messo nell'impasto, l'uovo. No, ma cioè, me l'hanno raccomandato. L'uovo non nell'impasto, per spennellare. Secondo me è più buono, va bene ragazzi. Azzardiamola. A casa, laddove volete riproporre la ricetta a casa, non utilizzate l'uovo nell'impasto, ma solo per spennellare. Allora ragazzi, è il momento di tirare fuori i mille panini, i panini, mille gusti più uno. Più uno, ed ecco qui che c'è un po' d'ansia ora. Benedetta, falli vedere i tuoi amici. Falli vedere i tuoi amici. Dove sarà l'aglio? Quali apriamo uno solo? Ho paura. Dai. Scegli tu. Scegli tu. Ma guarda, cioè, sicuro all'aglio. Taradada. Ma vieni che c'è il cioccolato. Tocca a Papillo. Buono. Buono. Benedetta, aspetta, ho preso un piatto figo. Vabbè. Guardate che carino. Va bene. Scusami. Dai. Una maialata proprio. Dai, allora apriamone una. Vai. L'aglio! Ah, che schifo! Grazie Sisco, sei stato bravissimo. A parte, peccato che hai messo l'uovo nell'impasto. No, però vabbè, ricapitolo. Per i panini abbiamo sbriciolato il lievito nel latte, l'abbiamo unito alla farina, all'uovo e abbiamo impastato. Abbiamo salato e Benedetta avrebbe dovuto aggiungere un cucchino di zucchero. Abbiamo quindi impastato per 10 minuti e l'abbiamo diviso in panini. Una volta fatto lievitare per un'ora, un'ora e mezza, li abbiamo farciti ognuno in modo diverso. Cioccolate marshmallow, pezzi di tomino, cioccolatini, mortadella e formaggio e nell'ultimo uno spicchio d'aglio e li abbiamo infornati per circa 15 minuti. Un piatto delizioso, facciamo una torta di pane
con una farina integrale e la farina bianca, e la farciamo alla maniera un po' nordica, con cetriolo, trota salmonata, formaggio spalmabile. Anzi, vi dirò di più, dicevo trota salmonata, ma in realtà questo è salmone, questo arriva dalla cucina, quindi lo facciamo con il salmone, non cambia niente. Partiamo dall'impasto. Sono 250 grammi di farina integrale e 250 grammi di farina normale. Opla. Mettiamo una bustina intera di lievito, quello per dolci, così. Poi ci mettiamo un 50 grammi di zucchero, poi ci mettiamo un pizzico di bicarbonato, classico delle ricette straniere, un cucchiaio di sciroppo d'acero, se non lo avete lo sostituite con il miele, va bene lo stesso. Così. Il sale l'ho già messo? No, un po' di sale ci vuole, anzi una bella presa di sale. Ok. E poi sciolgo un attimo un 50 grammi di burro. Vado cautissima con questi tacchi oggi, veramente cautissima. E intanto mettiamo quello che si può chiamare latticello, che in realtà è un vasetto di yogurt mescolato con un 150 grammi di latte. Crea quello che in tanti paesi stranieri si compra facilmente, ed è il latticello, una specie di panna acida, ecco, no? Ok, comincio a impastare. Allora, vado a prendere anche il burro. E questa torta poi si farcisce in mezzo e sopra con il salmone e questi altri ingredienti, ed è bellissima da portare a tavola, un po' come il panettone gastronomico, no? Però fatto in casa. E diciamo che il panettone gastronomico costa un occhio della testa, non so nel resto d'Italia, ma a Milano quando arriva Natale, no? Una roba che costa un patrimonio. Allora, e qui si impasta. Se vi sembra che sia troppo morbido, aggiungete un po' di farina. Se vi sembra che sia troppo secco, magari ci mettete ancora un goccino di latte. Il mio mi sembra giusto, vi dirò. Adesso lo tiro fuori. Così. Tanto lo faccio diventare un bel panetto, voi vi vedete pochissima pubblicità e poi creiamo questa specie di panettone gastronomico nordico, molto molto buono. Bentornati nella mia cucina. Facciamo una sorta di panettone gastronomico. Abbiamo fatto un impasto anche con la farina integrale, il latte e lo yogurt, molto buono e leggero. Ora lo mettiamo in una teglia che è stata semplicemente imburrata. Visto che abbiamo usato il lievito per dolci, non abbiamo bisogno di fare nessun tipo di lievitazione. Lo schiacciamo bene dentro, poi possiamo fargli la classica croce che si fa nel pane, e lo facciamo cuocere, diciamo una mezz'oretta, poi lo guardate voi, a 180 gradi, e aspettiamo che cresca come un panettoncino, e questo è il risultato. Guardate che carino. Allora, qui sta un po' a voi, se avete tanta voglia e tanta perizia lo potete anche tagliare in due o tre, perché si taglia abbastanza bene. Io, anche per una questione di velocità, farò un solo taglio, una sola farcitura, però se avete voglia potete anche farne due. La cosa fondamentale è togliere... Aia, mi sono tagliata di nuovo. No, salva. È togliere il cucù... dai, è duro qua. Ce la posso fare? Ah, ok. No, l'ho preso. Togliere questa parte qua, che rimane un po' dura, perché per vedere se è pronto bisogna proprio bussare e sentire che questa parte è dura. Poi però al momento di servirlo la togliamo, La calotta proprio. Ok. Guardate, non abbiate paura, mi sono salvata, non mi sono fatta niente. Questa però si mangia, è buonissima. Allora, gli diamo la stessa alte. Che buono sto pane, non potete capire quanto è buono. Gli diamo la stessa altezza, più o meno, però poi lo giriamo di qua, perché almeno è bello piatto, ok? E adesso lo tagliamo a metà. Mo sono tutti affari miei. È andata. Ok, perfetto. Brava.
Quindi se avete voglia possiamo fare anche un altro strato, noi oggi andiamo veloce. Allora, lo metto già sull'alzatina, lo presentiamo così, gnacchiamo un po' e partiamo. Burro, che è una roba nordica. Così. Allora, urca, non voglio romperlo, non mi ricordo esattamente la successione degli strati, ma va bene, dai. Poi ci mettiamo uno strato di formaggio spalmabile, bello abbondante, visto se facciamo un solo strato facciamolo bello tosto, se invece ne facciamo due possiamo farli un po' più leggeri. Un po' friabile. Poi cosa ci mettiamo? Un po' di aneto, che fa sempre molto Norvegia, Svezia, queste cose qua. Poi cetriolo, questo cetriolo io l'ho grattugiato con la grattugia quella per le carote e poi ci ho messo un po' di sale e l'ho aspettato che facesse un po' di acquette e l'ho strizzato, perché sennò rimane un po' acquoso. Se non vi piace lo mettete. Ok, a me piace. Poi ci metto il salmone, perché abbiamo detto che non abbiamo la trota salmonata, se no ci mettete la trota salmonata. Ok, questo è già tagliato in due. Ok, adesso ci mettiamo il tappo. Mica abbiamo finito. Mettiamo un altro strato di formaggio spalmabile. Questo è più facile da mettere. Così. E lo facciamo anche un po' ai lati. Lo glassiamo un po' anche ai lati. Mi sento Dalila. Mi sento un po' Dalila. Allora, e fa sempre delle cose bellissime, è una cosa divertente. Ok? Adesso facciamo l'ultimo decoro con un po' di cetrioli e facciamo delle roselline di salmone da mettere sopra. Prendo tipo 3 o 4 fettine, le metto un po' sovrapposte e poi le arrotolo. Vedete? Allora, una la metto in mezzo, così. E qualcun'altra la metto di lato. Intanto che faccio queste altre roselline, ricapitoliamo un po' come abbiamo fatto questo piatto, che insomma necessita di un po' di impegno, ma è molto buono. Allora, abbiamo fatto l'impasto per il pane con le farine, con il burro, con il latticello, lo sciroppo d'acero, il sale, il bicarbonato, ci abbiamo messo dentro qualunque cosa, abbiamo impastato per bene. Una volta che abbiamo impastato, lo abbiamo messo direttamente in forno a cuocere una mezz'oretta. Lo abbiamo tagliato eliminando la calotta. Una volta che lo abbiamo tagliato, abbiamo incominciato a farcirlo con il burro, il formaggio spalmabile. E poi cosa ci abbiamo messo? I cetrioli, l'aneto e il salmone. E poi abbiamo farcito anche l'ultimo strato. Ma guardate che bellino che è venuto, mamma mia. Molto orgogliosa del mio lavoro. Mi sono dimenticata di mettere il limone. Però secondo me non ci sta il limone, vero? È già tutto bello cremoso così, che carino. Bellissimo. Questo è veramente un piattino di cui vado orgogliosa. Sono felice di finire così la puntata. Ci vediamo la prossima volta.